Buongiorno a tutti, procediamo con l'apertura della seduta. Prego sedersi. Qualcuno è ancora assente, forse fuori sui corridoi? Ok, la parola alla segreteria per l'appello. Grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone. Carlone devi dire che è assente giustificato. Devi dirlo tu. Assente giustificato. Grazie. Cerconi, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. Aspetta. 20, adesso andiamo. 20, a me risultano 20. Dai questa comunicazione, ecco, adesso dai che verrà inviata questa lettera. Dunque a breve verrà consegnata con email, riceverete tutti con email una nota di richiesta dichiarazione e attestazioni degli organi politici con allegati modelli da compilare e questa documentazione dovrà essere compilata e consegnata sia a mano che via mail tramite posta elettronica e deve essere inviata all'ufficio pagine web per la successiva pubblicazione sul sito web istituzionale in formato PDF. Chiediamo di compilare e di restituire la documentazione entro settembre per avere il tempo necessario e per consegnarla alle persone che devono riceverla in un momento diciamo più tranquillo e più consono. Di che cosa si tratta? Si tratta di un pacchetto che tutti noi riceveremo tramite mail per gli obblighi di pubblicazione sul sito web di dichiarazioni riguardanti noi stessi, quindi ci saranno dentro dati sensibili, dati delicati, c'è un curriculum vitae, dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati e compensi a qualsiasi titolo ricevuti, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi ricevuti, la dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, le azioni in società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese. Poi fa parte anche del pacchetto la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del 2015, soggette all'imposta sui redditi delle persone fisiche, e la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. I compensi di qualsiasi natura che sono connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi, di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, e poi quanto richiesto ai punti 4 e 5, cioè la dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e mobili e la dichiarazione dei redditi, dovrà essere fornita anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado, se vi consentono, e dovrà comunque essere dichiarato il mancato consenso. Questo è tutto un pacchettino che verrà inviato via mail a ciascuno di noi, che dobbiamo compilare e consegnare a mano e tramite posta elettronica a settembre all'ufficio di competenza. Va bene? Ah, perfetto, le fotocopie. Sì. Benissimo, aspettavamo le copie della delibera, la leggiamo subito. Sì. Questo è il primo punto all'ordine del giorno ed è l'istituzione delle commissioni consiliari permanenti municipali e le loro attribuzioni e la nomina dei componenti.
Premesso che a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno e 19 giugno 2016 è stato rinnovato il Consiglio Municipale, visto il TUEL decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 e visto l'articolo 27 dello Statuto di Roma Capitale, visto l'articolo 29 del regolamento del decentramento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del numero 10 dell'8 febbraio del 1999 e visto il regolamento del Consiglio Comunale, che la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari nella seduta del 14 luglio 2016 ha proceduto alla rivisitazione delle ripartizioni degli incarichi e alla composizione delle commissioni consiliari permanenti nel rispetto della giornata rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari. Si informa che, ai sensi dell'articolo 49,1 del TUEL, il direttore del municipio in data odierna ha espresso parere favorevole sotto il profilo procedurale in ordine alla regolarità tecnica del presente schema di provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto di natura meramente procedimentale e di auto-organizzazione dell'organo, che non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio di Roma Capitale, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria. Il Consiglio Municipale, per quanto espresso in premessa delibera, delibera di nominare i componenti delle commissioni consiliari permanenti municipali con le loro attribuzioni come segue. Commissione 1, le attribuzioni sono lavori pubblici, parcheggi, alberature stradali e urbanistica. La composizione: Rinaldi, Principato, La Zazzera, Lazzari, Tosatti, Giannone, Gunnella, Guido, Gugliotta, Ciancio, Vitrotti, Giuliano, Toti. Commissione seconda, attribuzioni: attività produttive e turismo, sviluppo locale, politiche del lavoro, servizi pubblicitari, legalità e sicurezza. La composizione è Tripputi, Candigliota, De Chiara, Ariano, Alabiso, Pompei, Zitoli, Biondo, Stelitano, Carlone, Cerquoni. Commissione terza, attribuzioni: mobilità, trasporti, ambiente, verde pubblico e parchi, decoro urbano, AMA. I componenti: Ariano, De Chiara, Tosatti, Guido, Giannone, Gunnella, Zitoli, Alabiso, Stelitano, Biondo, Gugliotta, Giuliano e Toti. Commissione quarta, attribuzioni: politiche sociali, pari opportunità e politiche abitative. Composizione: Principato, Lazzari, La Zazzera, Candigliota, Tripputi, Pompei, Rinaldi, Vitrotti, Ciancio, Cerquoni e Carlone. Commissione quarta, quinta, attribuzioni: scuola, cultura, sport, politiche giovanili, edilizia scolastica. Composizione: Giannone, Guido, La Zazzera, Tripputi, Lazzari, Alabiso, Principato, Ciancio, Biondo, Cerquoni, Giuliano, Toti. Commissione sesta, attribuzioni: personale, decentramento, servizi tecnologici, regolamenti, trasparenza amministrativa, patrimonio, bilancio e polizia locale. Composizione: Pompei, Rinaldi, Ariano, Gunnella, Candigliota, De Chiara, Zitoli, Vitrotti, Stelitano, Gugliotta, Carlone. Allora, prima di procedere alla... Sì, prima di procedere alla votazione nominiamo come la volta precedente gli scrutatori, saranno due della maggioranza e uno dell'opposizione. Scrutatori di oggi sono Candigliota, Tripputi, Cerquoni. Se qualcuno vuole intervenire può intervenire.
Salve, volevo sapere se nella commissione quinta c'era Tosatti. Aspetti che... Sì. Ok, grazie. Vi verrà consegnata comunque, la riceverete via mail. Non è stata inviata via mail, in genere viene fatto il giorno prima e la colpa è mia, ieri non ho potuto firmarla, quindi me ne assumo la responsabilità. Comunque lo facciamo subito dopo, verrà fatto subito dopo e la riceverete via mail, così potrà essere controllata. Qualcuno vuole intervenire? Qualcun altro? Dichiarazioni di voto, se ci sono. Ci sono dichiarazioni di voto? Ciancio, cos'è? Discussione? Volevo sapere, sì, discussione. Se il calendario dei lavori per avviare una programmazione sulle commissioni, se poteva essere, come dire, avviata per questa parte del tempo, cioè prima delle ferie estive, potevamo fare un intenso programma, visto la situazione della città e delle problematiche soprattutto legate ad alcune commissioni in particolare, ma in tutte, diciamo. Quindi... Beh, questa è una cosa che verrà fatta dopo che la delibera è stata approvata, depositata, e con che si farà una riunione capigruppo per decidere. Già è stata fatta, rimango dell'idea comunque che la convocazione delle commissioni spetterà ai presidenti che verranno votati, quindi appena verranno votati i presidenti, vicepresidenti, i vicari e vice, si procederà poi alle decisioni. In questo momento, in questa sede, mi sembra grazie, veramente una cosa anticipata. Grazie. Prego. Altri interventi? Ok, procediamo con la votazione. Gli scrutatori qui? Ah, non c'è bisogno, scusate, ho sbagliato, si fa con alzata di mano. Ok. I favorevoli? I favorevoli a questa deliberazione? Facciamo per Biondo, Vitrolli, Ciancio e Guglielmo. Di qua potete dire il nome perché ancora non abbiamo. All'avviso. E Zitoli. Contrari? Vai, contrari. Contrari? Cercuoni. Astenuti nessuno. No, astenuti nessuno. La delibera è approvata con 21 voti favorevoli e un voto contrario. Ok, la delibera è approvata con 21 voti favorevoli e uno contrario. Ah, ok, si procede per la votazione, alla votazione per la immediata eseguibilità, se vogliamo iniziare a lavorare in questo modo, con questa composizione. Favorevoli? Favorevoli? Gli stessi di prima. Contrari? Cercuoni. Cercuoni, astenuti, nessuno, quindi 21 favorevoli. 21 favorevoli e un contrario. Quindi viene concessa l'immediata esecuzione della delibera. No, questo era l'unico punto all'ordine del giorno, quindi la seduta, se non ci sono altri commenti o discussioni, può essere conclusa qui. Ok, perfetto, la seduta è tolta.